Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi è un video speciale, infatti oltre ai miei due fratelli. Ciao ragazzi. Ciao a tutti ragazzi. Siamo con degli ospiti speciali. Abbiamo signori! Il team ragazzi, siamo carichissimi. Team Albania. Ma hai spiegato, hai già spiegato perché? Perché non mi sono perso la transizione. Hai già spiegato perché noi siamo tutti blu e voi tutti neri. Siamo così perché Di Mauro contro Pellegrino. Ah, noi siamo i Pellegrino? I miei due cugini da... Di campagna. Sì, secondo me siamo simili tutti quanti, guarda. Uno con la barba, uno senza capelli, uno con i capelli lunghi. Ci completiamo. È una sfida speciale, siamo noi tre, i tre fratelli contro Ragnar, ZV e Pata. I tre cugini. Esatto. I tre cugini, i tre fratelli contro i tre cugini. Va bene, va bene. E quindi sarà una sfida accesissima, una sfida bellissima, perché per la prima volta sfidiamo la squadra di Anto, di ZV Jackson, caratterizzata da Ragnar, che è l'equivalente di Francesco in porta, Pata, Fabio, io e Anto. Cazzo, quindi insomma, davvero? Siamo perfetti, sì. I paralleli perfetti. Ma come funziona? Quindi, come funziona la sfida? Vai Fre, introducila te. Beh, la sfida sarà sostanzialmente un 3 contro 3, questo campo come possiamo vedere che qui abbiamo messo chiaramente due porte. La partita chiaramente si deciderà in 20 minuti di gioco, 10 il primo tempo, 10 il secondo tempo, vedremo come ce la caveremo. Pronostici, chi vince? Squadra, siete in casa. Squadra blu, siete o squadra in casa, nera? Con rimbalzo controllato. Ah, è vero. Però stai cercando già le scuse. Però secondo me vinciamo noi. Siamo dei leoni. Secondo me vinciamo noi. Vai. Adesso vediamo, lasciateci nei commenti secondo prima di vedere questo video, secondo voi chi vince? Ma ZV, voglio sapere te. Dimmi. Secondo te chi vince? Vinco io. Lui è lo sport. Pronostico del Penguin, che ha beccato anche la tua apparizione in Champions League e in Conference League. Bisogna chiedere a lui. Allora, secondo me finisce con un distacco di 3 gol per qualcuno. Ah, ok, quindi va. Non so per distacco chi. Di 3 sì. gol, ma non so per chi. Allora noi siamo pronti per andare all'interno di questa sfida, dove per la prima volta sfideremo noi tre fratelli qualcuno, in questo caso Anto. Iscrivetevi al canale, commentate, mettete mi piace a questo video, sì, insomma, vi abbiamo portato ancora una volta Anto, tutta l'equipe, Pata, Ragnar, solo per questo dovete lasciare davvero un grandissimo like. Iscrivetevi al canale, dobbiamo raggiungere 100.000 nella maniera più veloce possibile. Abbiamo bisogno del vostro supporto, abbiamo bisogno delle vostre iscrizioni, quindi dai raga. Allora ragazzi, mi hanno appioppato la fascia da capitano. No. Mi hanno appioppato la santità come padre Maronno. Eccola qua. Vi devo, esatto. Si può giocare così? Mi hanno appioppato la croce. Giochiamo col 2-1. 1-1-1. Io non mi fido di Ragnar, quindi okay. Io e te dobbiamo fare gol. Io penso che dovresti fidarmi solo di me, penso. Proprio detto così a telecamera, mai stato così sicuro. Però magari me faccio la cavolata. Ecco, visto. Buonanotte. Ecco fatto. Vabbè, noi abbiamo le nostre tattiche, adesso andiamo a studiare. Però io e Jay Pata sappiamo qualcosa. Non devo vedere lui ancora, lui deve vedere noi. Allora ragazzi, questa partita è importantissima, dobbiamo vincere, dobbiamo dimostrare che siamo più forti di loro. Non è facile, non perché è facile. Insomma, dai, c'è Jay Pata che è molto bravo nello stretto, Anto che è in forma. Io sono gioco da 2 anni, quindi insomma sarà un po' la prova del 9. Però noi abbiamo un gran portiere, come ti senti oggi? No, sarà molto difficile. In queste partite si vede la differenza tra gli uomini e i ragazzini. Questa è una partita per uomini. Dobbiamo dare il meglio di noi perché abbiamo di fronte tre avversari molto forti. Come giochiamo, raga? Come viene? Mettiamo? A caso. A caso. Tre in porta e poi dopo io e te ci mettiamo a trenino, insomma. Ci alterniamo. Te in fase offensiva, io in fase più difensiva. Sì, facciamo 1-1-1. Sì. Insomma, lo schema a trenino, vediamo se sarà prolifico. Trenino. Allora dai, raga, mi raccomando. 1, 2, 3. Forza balsa! Signori, è la prima volta che ci vedete nell'attivo. Soprattutto mi vedete nell'attivo. Campo non mio, però iniziamo a avvicinarci a quello che intendo io. Signori, buona visione. Pari dispari, capitano. Pari. Dispari. Bim, bum, tacchetto gialli, palla nostra. Bravo, Zeta. Questo è porcheria. Che cos'è? Cioè, peggio dell'abbiamo preso Francesco nelle challenge con Ragnar. L'abbiamo preso per questo, l'abbiamo preso. Non abbiamo detto che non valeva. Vabbè, ve lo dico io. Regola 11, ragazzi, tranne che nel fallo laterale si batte con i piedi. Esatto. Stessa regola del campo da calcio. Fondamentalmente solo la rimessa in gioco verrà fatta con i piedi. C'è anche fuori gioco, scherzo. No, non c'è fuori gioco. Grazie Ragnar, al campo 1. Si parte? Vieni Ragnar. Tira. No. Buona. Si guarda. Bravo Ragnar. Doppietta. No, era pochissimo. Occhio. Oh, che tira. Raga, finita. Vai su, perché non lasciate la parte. Dai, però si gol no, Credetemi, abbiate fede. Buono. 3-1. Oh, la calcetta non male che si tira.
Alto, bravo, alto. Segna, segna. Tira, tira. No. Bravo, sei due, sei due. Andiamo. Calmi, calmi, calmi. È normale, è normale. È normale, dai. Calcia. Aspetta. Dai. Andiamo. Siamo. Segna. Bravo. Segna. Sei. Ragazzi, mi ha dato 5 Ragnar, sto morendo, Scherzi anche. Ancora una volta, vai, alto. Che gol ha fatto comunque, Mamma mia, che gol. Di sinistro, Di sinistro. No. No, non aspettavo che all'inizio andavamo un po' così. Bene, così, però. 4 pari primo tempo, ragazzi. Abbiamo ingranato dopo noi. Ma era logico perché. Ma comunque Fra fortissimo, È vero? Bellissimo primo tempo, Reghi. Chi ha che portiere? Grazie, bravo. Qual è stata l'idea di Fabio su questa prima frazione di gioco? È stato un bel primo tempo, equilibrato, dai. Noi abbiamo iniziato bene, poi abbiamo fatto qualche errore difensivo e anche loro sono piaciuti. E adesso è importante il secondo tempo, vediamo come va. Partita, bel gol quello di Tacco. Partita equilibratissima, equilibratissima. Partita equilibrata, adesso dai, siamo carichi per il secondo tempo, ripetiamo l'altro. Perché ci aveva una certa età, soprattutto Ianto. Vero. Io vedo. Gli altri tutti più giovani di noi. Ma va bene così. Pian piano recuperiamo, è stata una bellissima partita. Ci sono altri 10 minuti, posso dire che il tempo è volato? Sì, mamma mia. Bello, infatti, ti diverti un bellissimo. Io lo prolungherei altri 10. Mettici un po' di recupero. Andiamo. È di recupero. Occhio che lui si rimane da solo, vedi? Sì. Lasciate l'ultimo da solo, occhio che taglia qua. C'è fatto. Bravo, occhio taglio, occhio taglio. Porco mia, raga. La potevo prendere, ma mi sono spaventato. Errore mio. Quella tua faccia era un po'. Sto a chi? 5-4 per 2. Bravo. Guardate questa esultanza. Oh, dai, Calmo, calmo, tira raggio. Seguitemi voi, non lo metto. Sei bravo. Seguitemi. Barbata. Vamos. Non riaprirlo. È tornato da Brescia. Raga, guarda che culo l'ho fatto in due, occhio. Avanza. Calma, non ditemelo. Avanza. Non ditemelo, signori. Dovete lasciare fare il loro gioco. Oddio. Fuori aria? No, sì, vale. La bambetta non è aria, ho visto. Cioè, si può fare anche oltre un po'. Mamma. Bravo. Noi. Abracadabra. No! Non è possibile! Combo, tiro! Batto io! Così! Così! Andiamo. Così! Così, cazzo! Così! Ma dai, stai andando male. Ha ragione. Tagliato. Vai, vai. Sì, così vedi. Vengo su di me, sicuro. Oh, oh. Dai. Lo so. Vuole andare via. No. Più uno. Non è mai finita! Mai! Figa! Adesso sul punteggio di 10 pari si va ad oltranza, 5 minuti di recupero per sancire anche chi sarà il vincitore di questo match, che non abbiamo più, match, non abbiamo più, un match spettacolare. Avevo previsto tanto. Però Anto, come la stai vedendo da campo? Mi sto divertendo un sacco, davvero, tantissimo, bellissimo. 3 contro 3 è stupendo, devo dire, mamma mia. Speriamo di portarla a casa. No, speriamo no. Speriamo no. Occhio, vedete che sei in linea, Guarda, qua lui è da solo. Aspetta io. Vada a sinistra, no, vieni, qua. Qua mi si libera. Libera il mio.
per te adesso. Si è fatta! Raga, sveglio con la battuta! Fatta! Fatta, fatta, fatta! Mamma mia! Oh! 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 Oh, non è finita! Non può cacciare? Ok! Dai raga, siamo ancora lì, siamo ancora lì! Oh, avanza! Bravo! Devi avanzare tu qua, non io! Fianco! Vai, vai! Tanto, tanto! Faccio fretta! Dai, non cosa portiere! Cazzo, dai, cazzo! Incredibile, l'ultima azione siamo riusciti a pareggiare. È una partita veramente bellissima. Spero che vi state divertendo anche voi, veramente io tantissimo. Quindi secondo me possiamo andare avanti e fare un golden goal. Quindi tutta la pressione adesso. Quindi chi vinca è migliore. Non ce la faccio più, sono esausto. Sto facendo tutto, sto disparando, sto attaccando. I miei fratelli non mi stanno aiutando, ragazzi. Siamo partiti bene, poi l'abbiamo un po' presa troppo alla leggera, secondo me. E abbiamo pagato. Fortunatamente l'abbiamo rimessa in piedi all'ultima azione del secondo tempo. È tempo di rimediare, è giusto. Errore, salvataggio, qua si dice tutto nel breve, è difficilissimo scegliere un risultato, soprattutto sappiamo che il calcio ci è illogico, quindi non si sa adesso... a chi darà la vittoria. Sì! 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 Oh, non si muore mai, non si muore mai, non si muore mai, non si muore mai. Dai, non è mai finita, non è mai finita. Io raga non vado a prendere auto lì, aspetto che viene. Raga, giochiamo col portiere in porta. Allora c'è raga, sto! Bravissimi, bravissimi. Cioè no, devo dire, poi potete pure incazzare, bravi. Bravissimi, bravissimi. Bravissimi. Abituato a fine partita, è normale. Giusto, risaltite. Cambio maglia con Di Mauro. Bella partita, bella partita. Bellissimo, mi sono divertito un sacco, raga. Peccato per la sconfitta, però dai, bella partita. Però sì, noi abbiamo recuperato nei tempi regolamentari alla fine, voi nei tempi supplementari alla fine, e poi golden goal, cioè, primo video così, meglio che beh, così, no, sì, raga, sì. Ci sta. Sono ben lieto di affrontarli nei campi sintetici, là, sintetici, là, voglio vederli, là, anche magari con una squadra 5, che questo è un po' stretto, devo dire. O magari uniamo le forze e sfidiamo tutta Italia. Anche. Ci sta. Chissà. Diteci cosa ne pensate di questa idea, insomma, nei commenti tutti quanti e fare la mega squadra. Ci detto ciò, siete stati bravi, complimenti, all'inizio siete stati della squadra, avete come mollato a un certo punto. Ma noi abbiamo iniziato a girare più bene, più come mollato, io sono di questa opinione, abbiamo sofferto il fatto che tu salivi molto e noi no. Ragnar faceva la differenza perché era l'uomo in più, invece Frey stava sempre in porta. Poi infatti lui... molto bene in fase di parata perché ha fatto delle parate incredibili, però noi non avevamo il motore pulsante che faceva le due fasi, noi eravamo due che correvano contro tre, quindi questa cosa qui secondo me alla lunga l'abbiamo sofferta tantissimo. Lo dicono tutti, esatto, come dice Higuain, è stata una montagna. Sono forti, facciamo arrivare a 100.000 veloci, cazzo. Esatto. Cioè, no, 100.000 se li obiettivo. Oh, 100.000 se li meritano, signore. Bravi ragazzi, tanta roba, davvero, davvero. Minimo. Guardatelo. Dai, 100.000 fa l'urlo di Ragnar alla telecamera ogni volta che mi sento. Ogni volta, guarda come apertura, l'urlo di Fabio. Perciò chiudiamo il video, vi ricordiamo di lasciare like, commentare, iscrivetevi soprattutto, è stato un video bellissimo e niente. Comunque io ci tengo tantissimo a ringraziare Ragnar, J-Pata e ZW per averci dato l'opportunità di poter affrontare. Al di là che è sempre un onore per noi avervi nel nostro canale, però insomma avere anche l'opportunità di potervi sfidare in 3 contro 3 è stata una cosa bellissima. Sì, no, è divertentissimo. Bellissimo. Poi non è da tutti, insomma, sfidare un ex primavera, l'uomo della Champions è il portiere più forte di YouTube Italia, quindi insomma le abbiamo tutti e tre e ce la siamo cavata abbastanza bene. Il bello è che lui è la nominata più alta, cioè lui è la nomina più alta, cioè, no? Assurdo, nonostante l'ex Inter, Anto vince profilo transfer market più cercato in Italia. Se volete altri contenuti così nel canale di Mauro, ragazzi, dovete vi dovete iscrivere, raga, per forza. Grazie, ciao, a tutti ragazzi. Ciao ragazzi, l'immortale, ciao a tutti ragazzi.